Grande successo per la settima edizione del Festival della Poesia di Bitonto, organizzato dal Cenacolo dei Poeti. Lo scorso sabato, all'interno della meravigliosa cornice della Galleria Nazionale della Puglia, Girolamo e Rosaria De Vanna, si è tenuto il reading letterario della poetessa Carolina Baticchio, inserito nel programma della Bitonto Estate e presentato da Antonella Piano. Il mio percorso poetico ha sempre un fil rouge, un percorso, diciamo che ha un inizio e una fine, per cui un discorso viene iniziato evidenziando i vari aspetti della problematica che io propongo a livello poetico, in modo poi da evidenziare gli aspetti positivi, gli aspetti cromatici, i colori della vita. E quindi diciamo che nel mio percorso c'è sempre un messaggio di ottimismo, di speranza per l'umanità futura, perché a me piace cogliere il bello della vita, i colori, la natura, tutto ciò che è creato, ma mi piace anche agganciarmi alla realtà, alle problematiche attuali, però sempre portando avanti il discorso della poesia, in modo che possa arrivare a tutti ed essere collegato con quello che è il nostro quotidiano. Eloquente il titolo della serata, In spazio senza confini, lo sguardo oltre, che si ricollega al lampante messaggio che è venuto fuori dalle sequenze poetiche interpretate dall'attrice Elisabetta Tonon. Viaggiare sulle ali dell'immaginazione e del sogno attraverso giochi di parole per sfuggire allo scorrere del tempo e andare oltre una realtà che a volte non è come si vorrebbe. Ho avuto l'onore da Carolina di essere contattata per interpretare le sue poesie. Non è la prima volta, diversi anni fa l'ho già fatto, erano altri brani poetici e ho trovato appunto questo stile molto interessante perché anche poi in alcune c'erano delle descrizioni molto forbite, delle immagini molto forti. Lei gioca molto con le parole, con le terminologie, anche, cerca anche dei termini molto ricercati, ecco. E quindi il lavoro che io ho dovuto fare è stato quello proprio di dare anima a questo lavoro per non renderlo poi solo un gioco intellettuale per chi ascolta, perché chiaramente chi scrive ci mette l'anima, però il compito del cantore è quello di trovare una strada per dare anima a ciò che è sulla carta. Ma non è stato difficile perché si vede, diciamo, tutto un vissuto, un immaginario e anche un gusto della bellezza, della vita che è tipico di questa donna che ho il piacere di conoscere anche in maniera, diciamo, privata, non solo professionale. Le note e la voce del maestro Luigi Palumbo, che ha composto della musica ispirandosi ai componimenti di Carolina Baticchio, hanno catturato la sala gremita di gente. Quattro sono state le sequenze poetiche. Nella natura il respiro della vita, singulti d'amore dell'essere vivente, inno all'infinito del tempo, in questo amenorio poetar me dolce.